Nel secondo secolo d.C. il viaggiatore e geografo Pausania definì questo teatro, interno al santuario di Asclepio, come il più bello dell'intera Grecia, attribuendolo all'architetto Policleto il Giovane, vissuto alla metà del IV secolo a.C. Tuttavia, la scoperta di blocchi di riciclo nelle fondamenta della parte inferiore delle gradinate e nelle rampe che conducono al palco ha spinto a ritardare il teatro al III secolo a.C., mentre al II secolo a.C. l'ampliamento del palco. In ogni caso, la costruzione del complesso si protrasse per vari decenni e probabilmente fu completata solo nel III secolo, se non addirittura più tardi. Questo graduale sviluppo è contraddetto dall'aspetto uniforme, che consiste di gradinate curve e ripide che abbracciano circa i due terzi dell'orchestra con file di sedili di pietra disposte simmetricamente lungo il fianco della collina. Nelle file più basse c'erano i posti d'onore per politici e personalità in vista. La scena è posta tangenzialmente all'orchestra, mentre il palco rialzato era un'innovazione di epoca ellenistica, aggiunta alla facciata per favorire l'interazione diretta tra pubblico e attori. I sedili per gli spettatori sono divisi in spicchi e separati da scalinate. Sopra il corridoio orizzontale le scalinate raddoppiano e laddove la pendenza si fa più marcata, i sedili diventano più alti richiedendo l'uso di cuscini. Si ritiene che il teatro potesse originariamente ospitare oltre 12.000 spettatori. L'orchestra è lo spazio circolare che ospitava la danza ditirambica in onore di Dioniso, ispirandosi alla piattaforma per i ballerini di Cnosso a Creta, progettata dall'architetto Dedalo. Delimitata da un cerchio di pietra bianca con un altare al centro, l'orchestra si estende per i cinque sesti dei sedili inferiori. Gli ingressi alle due estremità del palco non solo incanalavano gli spettatori all'interno del teatro, ma ovviavano anche alla mancanza di connessione tra le gradinate e la scena. L'ingresso più ampio sulla sinistra era destinato agli spettatori, mentre da quello più stretto si accedeva a una rampa e al palco. L'influenza di questa struttura sullo spazio e l'identità teatrali ha superato i confini nazionali, imponendosi soprattutto nel progetto del National Theatre di Dennis a Londra, che ospita in un solo edificio tre spazi basati su diversi modelli storici. Uno di essi, il Teatro Olivier, inaugurato nel 1976, ha un palco aperto e la platea a ventaglio sul modello di Epidauro. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!